Complimenti Piero, questo ci sta, lo sappiamo già però. Quando si parla del problema di questo formaggio, di questo futurismo assurdo, mi viene in mente però che noi ci dobbiamo mettere le mani, il cervello ce lo mettiamo. Il problema è che quando noi facciamo formaggio, vino, olio, quello che vogliamo, abbiamo sempre problemi della sicurezza alimentare. La sicurezza alimentare sappiamo tutti che è data prima dal buon senso e poi da tutte le minchiate che ci appartengono. Dal fatto che un ristoratore mi chiede l'HACCP e dico: ma se io ti fatturo, perché l'HACCP ce l'ho? Quindi il finanziere che viene a romperti i coglioni nel tuo e ti chiede la certificazione dei tuoi fornitori è perché qui a furia di fare carte facciamo solo più carte e buttiamo giù dalle piante. Ma quello che voglio dire io è questo: abbiamo fatto il presidio del Montebole, del salame del tortonese, della frago di Tortona, sto citando ovviamente. Facciamo un presidio per il commerciale, nel senso che uno che conosciamo molto bene, che si chiama Angelo di nome, dice fare, saper far fare e far sapere che si fa. Insomma, sì che mettiamo in condizione, e se non lo fa sul food, pur fa in sonno, lo dico col mio dialetto perché così almeno ci capiamo. Ci mettiamo in condizione di far sì che chi usa l'igiene minima, perché il vino è la più sana igienica delle bevande, l'ha detto Luigi Pasteur, non lo dico io, e non lo diciamo per piaggeria perché abbiamo bisogno di fare gli eretici. Però mettiamo in condizione di far sì che uno che voglia farsi il formaggio se lo faccia, con un minimo di buonsenso, e poi una forte realtà commerciale che prende il formaggio Ottavio, brand Pallino, il formaggio Piero, brand Pallino, il formaggio brand Pallino, il formaggio Anna Giorgi, brand Pallino, il formaggio Walter, brand Pallino, e andiamo a invadere un minimo di, perché sennò Anglafam no, cioè non ce la facciamo. Il problema del Montebole, il problema del Beaufort mi sembra che sia anche un po' quello del Castelmagno, no? Più o meno, perché c'è una grossa cooperativa a Castelmagno. Non c'è quel volume lì, cioè noi del Tortonese col Timorasso, e ribalto di nuovo, abbiamo bisogno di una cantina sociale etica che faccia tanto e buon Timorasso, perché se c'è la Chablisienne a Chablis e poi ci sono i grandi vigneron di Chablis, abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci dia la mano. Però il dramma è: dobbiamo far sì che chi a Cascinabuia fa un po' di formaggio lo faccia. Cacchio, parlo sempre di casa mia, ma intanto potete venirci, come io andrò a Edolo e andrò dove voi dovete venire da noi. Ci sono due eretici che hanno fatto un po' di formaggio casualmente proprio a Montebore. Sapete qual è stato il regalo? Che ci è andata la finanza in casa a farli chiudere. Ho detto una stupidaggine, Ottavio? Di Montebolo non è mai morto nessuno, e neanche delle altre cose, però se non mettiamo in condizione di fare casino a Bruxelles, altro che. Scusate. Grazie. Beppe Marasso, poi Valerio Cherubini. Grazie mille Piero Santo, grazie mille, grazie a tutti. Adesso noi abbiamo da finire. Però prima di andarcene, mi pare che sia bello, se volete accoglierlo, come un suggerimento complessivo. Io l'ho sentito come la procedura della libertà, che veniva da un allievo di Gandhi, che ho avuto la fortuna di conoscere, che si chiamava Lanza del Vasto, da Gandhi chiamato Santidas, che vuol dire servitore di pace. Questo signore è andato nel 36-37, stava arrivando alla guerra, va a vedere cosa se era possibile che questa guerra che stava arrivando fosse evitabile. E poi dopo la vicenda, adesso è troppo lunga naturalmente, ci ha proposto un programma, e il programma è in tre punti. Primo, prendi il desiderio e riconducilo al bisogno. Il desiderio palpabile, capite? Prendi il desiderio e portalo al bisogno. Prendi il bisogno, portalo all'essenziale.
rispondi al bisogno essenziale col mezzo più semplice possibile. Mi sembra una proposta straordinariamente ricca di socialità, di moralità, di spiritualità, di ecologia, di tutto. Grazie. Valerio. Grazie a tutti. In questi giorni ho seguito degli interventi molto interessanti, quindi sono tutti addetti ai lavori. Io lavoro in un'azienda agroalimentare, però per passione mi occupo anche di orto in condotta, quindi io sviluppo nel mio territorio un progetto di slow food che si occupa appunto della formazione. Ecco, nella mia azienda, cioè l'azienda dove io lavoro, abbiamo comunque delle visite in questi periodi appunto di ragazzi, di bimbi, della materna, delle elementari e anche delle medie. E noto una cosa, che tutti questi argomenti che noi abbiamo trattato non vengono trasmessi, quindi i formatori, gli insegnanti che si occupano di ambiente, che si occupano di alimentazione, pretendono di fare educazione alimentare nelle scuole, non hanno le basi, non hanno le fondamenta. Per cui tutto quello che noi abbiamo fatto, noi siamo arrivati a questo punto, noi io mi dico anziano, 62 anni, logicamente non possiamo ora declamare tutte queste belle situazioni se non siamo in grado di prevenirle ormai. Ormai noi i disastri che abbiamo fatto, le nostre generazioni hanno prodotto questo disastro. Non possiamo più raccontarcela nei convegni, ma dobbiamo andare nelle scuole, formare i formatori, perché solo questo è quello che Piero Sardo paventava, il fatto della fine. Se non riusciamo a innestare questi meccanismi, queste belle pratiche, queste buone pratiche, veramente sarà difficile arrivare a 100, 200, 300 anni, perché purtroppo questa è la realtà. Credetemi, io ricevo 3.000 studenti con insegnanti annessi. Vi dico che non hanno nessun tipo di attenzione a quel discorso dell'educazione alimentare e di conseguenza dell'educazione ambientale. Grazie. Grazie. Gianfranco. Volevo un attimo tornare sull'intervento di Anna Giorgi, perché ha parlato di numeri 200, 100, 300. Io ho fatto una ricerca dove ho incontrato 30, 40, 50 persone che sono tornate alla collina o alla montagna. Sono numeri piccolissimi se pensiamo al discorso delle metropoli, ai milioni delle persone delle metropoli, però quello che esce dalla città, come dire, come un rivolo, arriva nei paesi della collina e della montagna ed è una sorta di onda, perché in questi paesi che nell'ultimo secolo hanno visto solo abbandono, anche una famiglia, la nascita di un bambino, rimette, riaccende una speranza, ed è quindi, pur trattandosi di numeri ancora piccolissimi, quindi da un punto di vista quantitativo apparentemente insignificanti, da un punto di vista qualitativo credo che siano invece numeri e storie, soprattutto esperienze molto grandi e molto belle. Quindi sono piccoli numeri ma grandi, grandi cose. Rispetto al discorso della formazione, parlando con queste giovani persone che vogliono, come dire, tornare alla terra, tornare a fare i contadini, ci scontriamo con un problema immenso e veramente singolare, ovvero che per la prima volta, credo, nella storia dell'umanità occidentale ci scontriamo con un problema di formare i contadini, che sembra una cosa paradossale, anche solo da dire, un orrore solo da dire. Si diventava contadini prima come si imparava a camminare, a respirare l'aria. Oggi si tratterebbe di insegnare a una persona a fare il contadino. Non credo che sia un mestiere che si insegna, che si possa insegnare ai formatori. Si può insegnare a mangiare bene, forse, ma fare il contadino, come dire, devi stare sulla terra, è un rapporto che hai col tempo, con la terra, con le stagioni, ci devi essere. Non sono cose che si possono insegnare nelle scuole, sono cose che si possono praticare. Grazie. Un'altra domanda? Mi sono sentita direttamente chiamata in causa dall'intervento precedente. Io sono un insegnante e io sono qui perché sono socio Slow Food, per cui la cosa mi ha interessato e sono venuta qui. Sono d'accordo con lei che molti insegnanti non sono preparate, non hanno la formazione. Nella nostra scuola non ho l'orto in condotta, ma abbiamo l'orto, per cui quei bambini li portiamo e abbiamo iniziato già da alcuni anni questa attività. Mi sto rendendo conto però che io parlo ai bambini di orto, coltiviamo, educazione alimentare, molti genitori li portano a McDonald's. Quindi poi ci troviamo anche
nella condizione di formare anche gli adulti di oggi, non solo i bambini. I bambini noi li educhiamo a volte, ci proviamo con le mille difficoltà che abbiamo, però poi dove sei stato ieri? La mamma mi ha portato a McDonald's, dopo l'oggettino di McDonald's sono andato a festeggiare il compleanno. Cioè, voglio dire, ci sono poi tutte queste realtà del piatto pronto perché non si ha tempo di cucinare. Insomma, io questa iniziativa molto bella, grazie per questa iniziativa, veramente grazie. Io aprirei anche queste iniziative a non solo a quelli del settore, ma veramente rivolta a... c'è molta gente da sensibilizzare, molte persone a cui questo messaggio deve arrivare, perché poi i bambini molte volte vivono quello che respirano in famiglia. Grazie. Gualberto. Scusate se riprendo la parola. Poi un... Due brevi informazioni. Dati del Ministero degli Interni, il numero di emigranti italiani in Australia è al livello del 1950. Sono tutti giovani, di cui alcuni anche dalla Valle Camonica. Questo è un dato che secondo me deve far riflettere. Un'altra questione che mi ero scordato prima di citare, ma che voglio portare alla vostra attenzione, è che rispetto a questo grande sforzo di elaborazione concettuale, ma anche pratica, svolta da tutto il settore agroalimentare, ci troviamo per esempio di fronte a delle scelte che sono incomprensibili e che veramente ci lasciano molto amaro in bocca. Alla fine del 2014 la Regione Lombardia ha tagliato i finanziamenti all'assistenza tecnica alle aziende zootecniche, praticamente sospendendo il servizio del SATA. Quindi gli allevatori dalla fine del 2014 si devono far carico di tutte le spese relative alle analisi e alle spese dei tecnici che escono a fare questi lavori di assistenza. Questo proprio nell'anno in cui a Milano si celebra Expo, che dovrebbe sostanzialmente promuovere i prodotti del territorio, sostenere i piccoli produttori, eccetera. Abbiamo inviato a tutti i giornali questa comunicazione, chiedendo come allevatori, chiedendo un sostegno, non è uscito un articolo a favore di questa posizione. Quindi ci dobbiamo interrogare su queste cose che sono sicuramente poco comprese. Abbiamo finito. Ok, allora c'è il tempo, ci prendiamo il tempo per qualche risposta? Sì. Sì. Mini intervento. Innanzitutto il nostro impegno con l'aiuto di Slow Food è di far conoscere, al di là del pubblico, che è stato bravissimo, resistente, 100 persone forse sono girate qui, 120, ottimisticamente qualche ragazzo in più, e quindi questo noi lo facciamo. La mia ottica è un po' lontana da quella che è emersa in questa, nel senso che io trovo sorprendente, miracoloso, che esperienze che sono state illustrate, i pensieri che sono stati proposti, le critiche, le osservazioni abbiano ancora diritto ad esistere, che ci siano ancora. No, ma non è una battuta, perché tutto il progetto della modernità, e non solo l'economia neoclassica, eccetera, prevedeva in tempi molto più rapidi la cancellazione integrale, totale del mondo contadino. Cioè, bisogna prendere atto di questo. I pensatori principali della modernità dell'8-900 erano sostanzialmente unificati su questa posizione. Allora, questo significa che per ripartire con un sguardo diverso e ricucire
il disastro, ci vuole un grande sforzo che non può essere solo intellettuale e non può essere solo attraverso le pratiche. Bisogna che si crei una comunità in grado di pensare e di affrontare i problemi. Questa chance, a mio avviso, non è venuta attraverso il lavoro di poche o tante persone. Questa chance è venuta perché si è determinata in una certa epoca quella che in sintesi si chiama crisi ecologica, che è stato un evento totalmente inaspettato. Sì, c'è sempre quello che l'ha intuita, eccetera, eccetera, però questo è quello che ha, a mio avviso, cambiato i termini del discorso. Adesso è estremamente difficile dare una risposta in tempi rapidi e che sia anche una risposta efficace. Però c'è una enorme quantità di persone che sono contagiabili, cioè possono essere coinvolte in un processo di nuova prospettiva storica. Questo spiega il motivo per cui contro quella che qui abbiamo chiamato agricoltura ecologica, eccetera, è in atto una mobilitazione che crescerà e si useranno molti argomenti, oltre che quelli pratici che vengono già usati, che sono stati qui denunciati. Non è un complotto, è il portato di una cultura. Quindi è per me una battaglia culturale così importante, per cui anche un centro come il nostro, noi ci occupiamo di storia contemporanea, siamo un piccolissimo tassello disposti a spenderci su questo piano. E non è una scelta facile, è una scelta che non viene vista con favore da molte parti, no? Però la partita è così importante che è questo importante, lo slow food, ma dobbiamo essere capaci a contaminare molte altre persone e possibilmente a non chiudersi ognuno nella sua certezza, la sua verità, eccetera. Mi sembra che i fronti siano molto chiari. Molto chiari, e bisogna, credo, fare ognuno la propria parte. Scusa, prego. No, no. È proprio una battuta soltanto, non mi prendo molto tempo. Abbiamo avuto l'opportunità, grazie agli organizzatori, di sentire molte voci, ma soprattutto ascoltare, diciamo, testimonianze di lotte cominciate anni fa, tanti anni fa, e anche più contemporanee. C'è ancora troppa frammentazione fra di noi. Ognuno di noi, è stato anche l'appello di citato da Pierpaolo Poggio, ci sono diversità, frammentazioni, bisogna superare questo. Quindi occorre trovare una convergenza nella diversità, perché la diversità è una ricchezza. Il fatto che non siamo tutti uguali, non la pensiamo tutti allo stesso modo, non pratichiamo le stesse pratiche, qualcuno fa agricoltura biologica, qualcuno la fa macrobiotica, qualcuno la fa biodinamica, tutti però ci siamo messi, ma soprattutto dobbiamo unirci ai movimenti per il cibo che partono almeno nei nostri paesi, dai consumatori, la maggioranza della cittadinanza nei paesi industrializzati. Certamente le cose sono diverse nei paesi, diciamo, non industrializzati, quelli poveri, quelli più emarginati, dove invece è l'unificazione dei movimenti contadini poveri, perché in tutto questo sistema insostenibile chi paga il prezzo più elevato sono i contadini poveri, i senza terra e ancora i braccianti senza terra, e dall'altra parte i consumatori a basso reddito che mangiano un cibo spazzatura che li fa ammalare. Grazie. Grazie. Due battute ad Anna Giorgi. Allora, rapidissimamente, perché negli interventi sono stati toccati dei temi che
per il lavoro che faccio, insomma, mi chiamano a una piccola considerazione. Allora, i giovani, è stato detto il ritorno, no, di quei pochi, o di quei sempre di più, perché poi c'è uno studio di Coldiretti che dice che i giovani tornano all'agricoltura in maniera davvero significativa, e noi alla Facoltà di Agraria di Milano lo stiamo vedendo. Noi dobbiamo lasciare a casa dei giovani, perché con il numero chiuso, ripeto, l'anno scorso abbiamo dovuto lasciare a casa 400 studenti complessivamente, lasciare a casa, saranno andati presso qualche altra facoltà, e anche su questo andrebbero fatte delle riflessioni, no? Perché forse varrebbe la pena di ragionare, no? sull'agevolazione di questo processo, che è una grande opportunità per le istituzioni pubbliche. E qui mi tolgo la giacca della docente universitaria e mi metto la giacca della vicepresidente di ERSAF. Ora, come dire, noi istituzioni pubbliche preposte a operare sui territori, dobbiamo approfittare di questa volontà rinnovata dei giovani di riappropriarsi dei territori, di guardare a nuove attività come opportunità per il loro futuro, e dobbiamo cercare di agevolarli in tutti i modi possibili. E questo è un discorso che riguarda l'istituzione, ma riguarda anche il singolo cittadino. È difficile, perché poi i fatti che accadono sono quelli che Martini ha, come dire, portato l'attenzione, l'assistenza tecnica che non c'è più. Viviamo momenti difficili economicamente, e questo ve lo posso garantire, insomma, i soldi, ma voglio dire, è fatto noto a tutti, i soldi mancano, e i primi a pagarne le spese, e questo vale sempre, sono i più deboli. Allora, che cosa bisogna fare? Cercare di diventare sempre meno deboli. E l'unico modo per cercare di diventare meno deboli è unirsi. E qui, voglio dire, mi associo completamente a quanto ha detto il dottor Poggio, perché poi è una questione culturale, una battaglia culturale, dove bisogna essere tutti uniti, quelli che hanno, che vedono l'orizzonte in un certo modo, cercando di superare una serie di preconcetti che, guardate, io sto imparando, lo sto vedendo nel mio percorso professionale, no? Steccati che fanno sorridere, perché poi si traducono veramente in guerre tra i poveri. Allora, forse ai giovani va insegnato anche questo. È vero che fare il contadino è qualcosa che si impara praticandolo, no? Però se vogliamo riportare i nostri giovani a queste attività, ormai molte di queste attività hanno perso traccia, si sono sfilacciate, e farlo nel modo più coerente con le caratteristiche dei territori e le risorse dei territori, insomma, dobbiamo innescare questi principi e anche la capacità di fare sistema. Chiudo facendovi un esempio che fa sorridere, ma è di questa mattina, quindi ve lo comunico e che dà l'idea. Abbiamo fatto venerdì scorso a Esine l'audizione pubblica per l'inserimento, nell'inizio del processo di inserimento nel registro delle antiche varietà, del mais nero di Esine, in realtà dell'Annunciata, che l'Università della Montagna ha recuperato, e non vi sto a raccontare come, perché l'abbiamo recuperato dalla Svizzera, per poi scoprire che viene coltivato ancora da pochissimi in Valle Camonica, ed è un'antica varietà della Val Camonica. Abbiamo fatto l'audizione pubblica, come prevede la normativa, con la Regione Lombardia, e il nome proposto per l'iscrizione è mais nero spinato di Esine e dell'Annunciata, perché di fatto viene da questa. Bene, questa mattina abbiamo ricevuto una lettera dall'avvocato incaricato dall'associazione che tutela i produttori di mais spinato di Gandino, che ci dice: eh no, spinato non lo potete usare. Ora, spinato, peraltro, io insegno botanica, è un termine, come dire, non so, corolla. Ora, non si può, cioè, è come dire pistillo.
Va bene, è una declinazione. Mi stupisco che si stupisca. No, però ecco, allora l'ho portato. Questo problema qui l'abbiamo tutti i giorni. No, ma io l'ho portato come esempio perché, cioè. Sì, allora, Gandino e Esine Annunciata dovrebbero essere braccio a braccio, mano a mano a fare questo percorso. Perché se noi troviamo nuove, antiche varietà da inserire nel registro, cioè ci rafforziamo tutti. Poi se condividiamo spinato, e vabbè, lo toglieremo lo spinato, perché a questo punto chiamiamolo, non è un problema. Allora, dal punto di vista teorico potremmo, voglio dire, no, prendere una posizione di principio e dire scusate, è un termine botanico, ma non si può, come dire, mettere il copyright su un termine botanico, perché, ma non è questa la questione. Andremo, ovviamente toglieremo, no, di buon senso, perché non fa la differenza, ma l'ho voluto portare come esempio perché davvero davvero è un fatto culturale, e bisogna superare, no, questi steccati, perché allora riusciremo forse ad avere la forza per farci sentire e per essere credibili sempre di più, perché poi la partita è questa qui, e io la declino nei territori montani, ma credo che, e mi occupo solo di quelli e guardo solo a quelli, ma credo che poi allargato su un piano ampio valga uguale. Volevo aggiungere una cosa, un minuto ancora sulla formazione dei contadini, che è una cosa che ovviamente interessa, e dico sì, no, non è impossibile, io sono convinto che nonostante che condivida quello che Pierpaolo Poggio dice, che è una categoria che dovrebbe essere eliminata, dovrebbe essere cancellata, però ogni individuo ha qualcosa dentro. Io conosco tanti che sono venuti anche soci di Valle Unite, ma non solo, e da contadino, da figli anche di contadini, devo dire che hanno fatto delle... Li ho visti fare delle pratiche che hanno a che fare con una conoscenza del territorio che probabilmente ognuno di noi ha dentro in qualche modo, anche se è nascosta. Io credo che negli anni, è chiaro che non possono venire fuori tutti in una volta, ma negli anni qualcosa verrà. Sono anche un po' più ottimista di Piero Sardo, catastrofista e ottimista, nel senso che vi obbliga anche a essere una fortuna che ho ancora una figlia di 9 anni che l'altro giorno mi diceva, sai papà, dice, poi certo gli aveva, non so se era merito della scuola, non anche dei professori, dei maestri bravi o della cooperativa o di chi sia, comunque mi ha semplicemente detto questa cosa che mi è piaciuto tanto mentre andavamo a casa, dice, e visto che si è parlato tanto di orti, e secondo me è fondamentale l'orto in questo senso, uno può fare quello che vuole, può fare, chiaro, c'è il grande Timorasso, c'è il grande vino che tutti produciamo, ma l'importanza di toccare tutti i giorni la terra, questo è fondamentale. E lei mi dice semplicemente, papà, è questa ossessione dei pori, io non so come mi sia entrata in questo periodo, noi, dice, non saremo mai poveri. Dico, perché non saremo mai poveri noi? Perché abbiamo un orto. Noi abbiamo un orto. Grazie Ottavio. Volevo fare io una domanda a Piero Sardo a proposito di problemi e di ricerca di senso. Ma ha ancora senso oggi il presidio Slow Food? Maggior ragione, noi cosa abbiamo sentito? Dobbiamo pensare che comunque il progetto dei presidi è un progetto abbastanza maturo, no? Ormai ha 15 anni, 16 anni, siamo arrivati a 250 più o meno in Italia e 420 nel mondo, quindi è un bel lavoro che abbiamo fatto, perché non è uno scherzo. Però il fatto che la situazione, come ho cercato di spiegare, sia una situazione che sta slittando molto e da molte parti. Adesso vi faccio un esempio. Io sono convinto che il mondo delle pecore sia un mondo in estinzione. Questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Ci vorranno 20 anni, 30 anni. Ma le pecore, ormai la lana non la vuole più nessuno. Bisogna buttarla via e pagare per eliminarla. Il latte, mungere centinaia di pecore, lo fanno sempre meno. Arrivo adesso dalla Turchia, un'isola dove ci sono 65.000 pecore, è Turchia, non è New York, 65.000 pecore, di una razza bellissima, che fanno abbastanza latte, non c'è più uno che le munga,
la fatica, cioè, mentre ci riamo mungere le pecore, fare il formaggio. Gli agnelli, che sono la risorsa ancora più importante, è cominciata la battaglia degli ambientalisti contro il consumo di agnelli. Battaglia che ha anche delle ragioni, cioè non bisogna essere superficiali. Però, se non vendono più gli agnelli, cosa faranno di questo? Cosa faremo di queste pecore? Cioè, io sono convinto che se non cambia qualcosa, entro 30 anni il mondo delle pecore sparirà. La capra si arrangia di più, mangia meno, gironzola, se la cava da sola, la pecora no. Allora, il problema di fondo del presidio è che c'è veramente una situazione a rischio che continua. E allora cosa dobbiamo fare? Arrenderci, anche se quel gruppo di climatologi di Boston, interrogati da un giornalista, ci dite cosa possiamo fare? Questi 4-3 milioni di scienziati del mondo? Niente, è andata. 4 dei migliori scienziati del mondo. Se la questa è quella, uno dice, vabbè, noi invece continuiamo a fare presidi, difendere le pecore, difendere i fagioli, i generali. Va bene, direi che possiamo chiudere. Io ringrazio anche gli ultimi interpreti di questi tre giorni. Io sono comunque soddisfatto insieme a Pierpaolo, che poi è stato l'anima di questi tre giorni, e siamo a proposito di unione e di energie, noi continueremo a essere vicini alla Fondazione Micheletti, credo viceversa, e faremo ancora del nostro meglio. Grazie a tutti, buonasera.